Salve a tutti ragazzi, buongiorno a tutti ragazzi. Si ritorna sul tubo come ai vecchi tempi, video colazione. Ecco qua la tazza, non riesco a riprendere tutto, vabbè. Ecco qua ragazzi, come ai vecchi tempi, video colazione. Ecco qua, allora, di che parliamo? Di che vuoi parlare? Il giorno dopo, ancora il giorno dopo del giorno dopo, Napoli-Inter 4-1, domenica alle 20:30, stesso orario della partita con l'Atalanta di altre partite, mi sembra che la maggior parte giocano tutte domenica alle 20:30. Inter-Empoli a San Siro, ci sarà una bolgia a San Siro. Noi, i tifosi, perché io vabbè non vado sempre a San Siro, ci sono come sempre nel bene e nel male. Siamo una delle migliori tifoserie. Il problema è che magari non abbiamo tutti la stessa idea, come si è visto questa stagione. Niente che dire contro l'Empoli. Allora, con l'Empoli possiamo farci una bella partita. Dobbiamo giocare il tutto per tutto, ma allo stesso tempo loro sono carichi, loro hanno voglia. Loro hanno voglia di rimanere in A, loro sono carichi per il 4-1 col Toro. E vedrete ragazzi, e ce ne saranno delle belle. Secondo me possiamo farcela, ma con una certa mentalità, lo dico con tutta la dovuta calma, non si va da nessuna parte, con una certa mentalità. Mentalità, la nostra di fare i conti, mentalità di non giocarsela col Napoli, di cagarsi sotto, questa mentalità. Ma più che i giocatori e con l'allenatore, questo video voglio prendermela con i tifosi, voglio prendermela con i tifosi, perché non tutti, ma molti tifosi difendono sempre l'indifendibile. Adesso, già tutta settimana scorsa per la vittoria col Chievo, adesso tutti Spalletti, avete visto? Spalletti è stato trattato male. Va bene, ci sta. Ci sta che Spalletti è sotto pressione perché lavora con l'ombra di Conte. Scusate, ci sta che Spalletti è sotto pressione, ma ancora difendere questo allenatore, ancora a difendere questo allenatore che è cocciuto, questo allenatore cocciuto, questo allenatore che non ha dato un gioco, questo allenatore che ha dato sempre, non è che non ha dato un gioco, ha dato sempre lo stesso tipo di gioco, sempre lo stesso tipo di gioco sulle fasce. Sempre una punta, cioè sempre quello è così. Adesso anche i difensori di Spalletti, chiamiamoli così, non Skriniar, De Vrij, Miranda, Ranocchia, i difensori di Spalletti sono
i tifosi, molti tifosi. Siccome avete visto, con 2 punti abbiamo preso 4 gol da Napoli. Peccato che il Napoli ha in difesa, cioè il miglior difensore della Serie A, un certo Kalidou Koulibaly, che su un gol fatto di Lautaro te l'ha salvata sulla linea di testa. Lì, se il tiro di Lautaro entrava, il Napoli non faceva gli altri gol. Lì si riapriva la partita, ve lo dico io. Si riapriva la partita ed eravamo un'altra partita. Ci caricavamo. Lautaro si caricava per il gol e potevamo far meglio, perché è così. La squadra che fa gol si carica, la squadra che prende gol si demoralizza. Beh, ormai è che è arrivato il gol di Mertens. È arrivato il gol di Mertens. Adesso, voi che avete la mente vuota, come fa? Ma Mertens ha segnato di testa queste cose qua. Mertens è un grande giocatore. Scusate se parlo con la bocca piena. Non si parla con la bocca piena, scusate. Comunque, vi volevo dire, i grandi giocatori possono fare di tutto. Mertens ha fatto un bellissimo gol. Poi Skriniar e Miranda hanno le loro colpe. Skriniar e Miranda hanno le loro colpe. Ma lì Mertens ha fatto un grande gol. La mentalità baccata del tifoso, la mentalità baccata del tifoso è che ma come fa Mertens a segnare un gol di testa? Mentalità baccata del tifoso. Stessa mentalità baccata del tifoso che vede solo nerazzurro, nerazzurro, nerazzurro. Mentalità baccata del tifoso che vede solo nerazzurro e allo stesso tempo non accetta che Conte l'anno prossimo sia il nuovo allenatore dell'Inter, che poi che sia o non sia, io voglio fidarmi. Se poi non volete fidarvi perché chi lo dice vi sta sui coglioni, quello è un problema vostro, io voglio fidarmi. Però torniamo al discorso, mentalità baccata del tifoso. Non accetta che Conte sia il nuovo allenatore dell'Inter e allo stesso tempo usa la scusa che Spalletti va difeso, Spalletti lavora sotto pressione. Così che la colpa è dei media. I media hanno sempre fatto questo. I media hanno sempre fatto questo lavoro, hanno sempre fatto questo lavoro, hanno sempre parlato quante volte hanno scritto di Totti che doveva andare al Real, che doveva andare di qua, che doveva andare là, quante cose hanno detto. Adesso, dopo una vita che i giornali parlano, dopo una vita che i giornali parlano, vi svegliate e vi dite che non può lavorare sotto pressione. Mancini, quando avevamo vinto quei scudetti di Mancini, che eravamo nella stessa situazione della Juve di adesso. Come con Allegri, uguale. Poi vabbè, noi non è che ce l'avamo con Mancini. Però
Mancini, mi sembra che l'ultimo anno, non quando nell'epoca di Shaqiri Podolski, quando il pre Mourinho ha vinto lo scudetto con l'ombra di Mourinho. Poi ok, mi risponderete, ma Mancini aveva uno squadrone a disposizione. Mancini aveva una squadra per entrare in Champions. Scusatemi, Mancini aveva una squadra per entrare. Mancini aveva una squadra per vincere lo scudetto. Scusate, Spalletti ha una squadra che può benissimo. Spalletti ha una squadra che può benissimo giocarsela per la Champions. Poi può ancora andare, magari gliene diamo 6 all'Empoli. Sto esagerando. Gliene diamo 6 all'Empoli e andiamo in Champions tranquillamente con una bolgia di San Siro. Però, questo è per farvi capire che non ci sono scuse. Non ci sono scuse. Non ci sono scuse per difendere questo allenatore. Un allenatore che io l'anno scorso stimavo. Un buon allenatore che, se vuoi andare in Champions, se vuoi arrivare tra le prime 5, tra le prime 4 va benissimo. Io non nego questo. Non nego questo. Ma difendi, il discorso è un altro. Difendere un allenatore che cammina a testa bassa davanti alla panchina, sembra che cerca la sigaretta, la cicca, e poi dopo, che cosa trasmette la squadra? Cosa trasmette la squadra? Cosa trasmette alla squadra? Cosa trasmette? Cosa trasmette? Niente, niente. Una mentalità da provinciale. Una mentalità che è la mentalità di non perdere. Una mentalità di non perdere. Questo. Una mentalità non di vincere, ma di non perdere. E se vuoi andare in Champions, che poi va bene, non è discorso andare in Champions e giocare, ma andare in Champions, magari andare in Champions, vuoi anche andare in Champions a fare. Ragazzi, scusatemi, ma sono troppo buoni questi. Questi, chiamiamoli Kellen, sono troppo buoni. Parlo con la bocca piena e non riesco a non resistere. Ma stavamo dicendo che se tu vuoi andare in Champions, anche da far solo da comparsa ai gironi e fare le figure di merda ai gironi, sto facendo l'ipotesi dell'ipotesi. Non puoi andare con questa mentalità. Non puoi andare con questa mentalità. L'Atalanta non ha questa mentalità. Non è scesa in campo per il pareggio. Non è scesa in campo per il pareggio. Però ha pareggiato a Torino. Io non ho visto la partita, ma non è scesa in campo per il pareggio. Sono sicuro come loro. E poi ha pareggiato. Poi adesso riprendiamo il discorso dei tifosi baccati, per non dire altro, tifosi baccati che adesso se la prendono con la Juve. Ma si scansano. A parte che non è vero che si sono scansati.
Io non ho visto la partita, ma ho avuto delle conferme che non si sono scansati. Ma quelli hanno già vinto lo scudetto. Stanno pensando alla prossima stagione. Stanno pensando a che allenatore prendere. Speriamo non sia Mourinho, poi farò un discorso di Mourinho. Hanno altro in testa. E devono pensare a te, devono pensare a te, devono scansarsi e pensare a te che devi andare in Champions. Ma vedi che sei bacato, ma vedi che non ti connette il cervello. Ma lo vedi che non ti connette il cervello. Quindi, tifosi, fatevi un esame di coscienza e ragionate, 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 perché non ragionate un cazzo. Non ragionate un cazzo, voi vi basta difendere. Vi basta difendere i vostri colori. Non siete obiettivi, non siete obiettivi, non siete obiettivi. E se finché ragionate così che voi difendete, 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 se ne approfitteranno. E questi qua non tireranno fuori i soldi. Non tireranno fuori i soldi se voi ragionate così. E vi aumentano gli abbonamenti a voi che andate allo stadio, voi dovete pagare, 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 pagare. Quindi fatevi un esame di coscienza. Ragazzi, un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Io vi saluto. Io adesso vi devo lasciare. Dopo 16 minuti di video lunghino, uno dei video più lunghi che ho fatto io. Ci ritroviamo qua sul tubo e spero di essere stato chiaro. Non sono bravo a fare, certe volte mi inceppo a fare dei video. Spero di essere stato bravo, spero di non essere stato bravo, ma spero di essere stato chiaro. Ragazzi, un saluto a tutti, sempre Forza Inter, testa domenica con l'Empoli, solo per i colori, solo per i colori, e non difendete Spalletti, Icardi, così qua. Tifate la maglia e basta. Ciao.